Super riassunto, la prima fase di Giuseppe Ungaretti. Dal porto sepolto all'allegria, approfittando della sua extraterritorialità e dell'influenza del futurismo, Ungaretti dà forma alla sua poetica. Disgrega il verso, aggredisce qualsiasi forma stilistica tradizionale, toglie la punteggiatura, rende poetiche le parole vuote come le preposizioni e gli articoli e crea spazi bianchi attorno alle parole per dare l'idea del loro emergere dal silenzio dell'anima. Non si tratta di isolare parole a caso, però, perché la partecipazione emotiva che Ungaretti chiede al suo lettore poggia quasi su un aspetto magico e religioso che influenzò profondamente gli autori ermetici. Ricorda inoltre che le prime raccolte sarebbero forse incomprensibili senza collocare nell'esperienza biografica della guerra. Nel 1915 il poeta si arruola infatti in fanteria, combatte poi sul Carso e scriverà in trincea le poesie che entreranno a far parte del Porto Sepolto. È proprio l'autenticità esplicita di questi versi a conferirgli un particolare spessore.